buona giornata a tutti. Ciao, qui tutti. Parla Claudio Simoni, prova a parlare Francesco, vediamo. Ciao, saluto gli ascoltatori per la trasmissione Magia Stregoneria Paganesimo. Perfetto. ogni giovedì a questi microfoni. La radio è allora sempre più famosa, visto che appunto anche oggi il Re del Veneto ha parlato largamente di Radiogamma 5, perciò come vedete la radio diventa sempre più importante. Insomma, e ringraziamo appunto il Presidente della Regione Veneto per essersi interessato alla vita di Radiogamma 5. Va bene, allora, prima cosa da dire innanzitutto è che, come voi sapete, ormai da 10 anni sto trasmettendo da questa radio insieme a Francesco e siamo sempre stati abbastanza puntuali ogni giovedì pomeriggio. Purtroppo, come sapete anche voi, il tempo passa per tutti, cioè esistono delle trasformazioni fisiche, delle trasformazioni sociali che ci costringono anche ad affrontare delle condizioni di vita, e specialmente quando prima la riforma Dini, poi la riforma della Lega sulle pensioni ti portano avanti l'età pensionabile, ti fanno i scaloni, ti fanno tutto quello che ti fanno, non sono sufficienti più 35 anni per andare in pensione, ma bisogna aspettare i 40 anni per andare in pensione, e si va in pensione sempre più tardi, per cui a 55 anni è l'età che ho io sto cercando lavoro in questo momento, e vi assicuro che le agenzie interinali sono qualcosa di effettivamente estremamente squallido nella gestione delle persone e del personale. Cioè, in pratica cos'è che sto facendo? Mi sono iscritto a varie agenzie di lavoro interinale per cercare lavoro, e quando vedono la persona, più che altro una persona che non è ricattabile, una persona che è disponibile a lavorare, una persona che, cioè, tranquilla, hanno paura di non poterla gestire, hanno paura di non poterla ricattare con lavori di merda oppure con richieste assurde di lavoro, perché purtroppo la maggior parte di lavoratori, specialmente gli immigrati, sottostanno a questo tipo di ricatti, e diventa difficile, diciamo così, trovare lavoro, cioè pur essendo disponibili a lavoro notturno, pur essendo disponibili a turni, pur essendo disponibili anche a lavori pesanti, pur essendo io in grado di fare migliaia di lavori, perché penso di avere una preparazione che poche persone trovano sulla piazza, il fatto stesso che le persone non siano ricattabili, cioè facciano onestamente il loro lavoro, ma non accettino di essere ricattati o non siano ufficialmente ricattabili, sembra che in questo momento sia piuttosto difficile trovare lavoro. Perché vi dico questo? Perché chiaramente, siccome mi mancano 3 anni per andare in pensione, avendo già maturato i 35 anni e dovendo farne minimo altri 3 per arrivare all'età, ma probabilmente altri 5, adesso dipenderà poi dalle varie condizioni, e dovrò chiaramente accettare il primo lavoro che trovo. Questo non è che posso... diciamo così, mediare più di tanto, pur cercando anche di essere in trasmissioni radiofoniche e volendo in maniera più assoluta e categorica continuare a fare ciò che è stato fatto in questi anni, farlo gratuitamente, farlo a disposizione e al servizio delle persone. Cioè, a me non mi interessa se io faccio il manovale o se faccio il lavoratore notturno che porta tonnellate di materiale come ho fatto in fonderia fino adesso. Quello che mi interessa è maturare il tempo per la pensione e nello stesso tempo riuscire a dare alle persone quegli input, quei dati, quelle informazioni che consentono loro di affrontare la vita in maniera seria, in maniera piena, senza essere truffate, ingannate, come ho fatto in questi 10 anni. Per cui riuscire a mediare le due cose chiaramente sarà di una certa difficoltà, per cui chiaramente sarò costretto ad accettare il primo lavoro che mi verrà offerto, che sia tale da portarmi bene o male alla pensione. E naturalmente io spero comunque di mediare con questo lavoro per riuscire ad essere comunque in trasmissione, però non sono in grado di assicurare al 100% questa presenza. D'altronde le condizioni della vita sono queste. Finora Francesco ha fatto il triplo salto mortale in caduta in avanti per riuscire a mediare. E purtroppo io ho mediato fino adesso e adesso mi trovo in queste condizioni. L'altra alternativa sarebbe quella di far pagare il lavoro che faccio qui in trasmissione o per il paganesimo, ma questa è una cosa talmente obbrobriosa, talmente oscena, che mi rifiuto di prenderla in considerazione. Per cui chiaramente cercherò una mediazione. La mediazione sarebbe quella di essere in trasmissione.
comunque in ogni caso ricordate che anche se avrò difficoltà ad essere in trasmissione, Francesco farà chiaramente il possibile per tamponare, io cercherò comunque di mediare in ogni caso, e in ogni caso continuerò a caricare su internet tutto quello che è possibile. No, questo è importante, questo avviso qua che faccio, perché dopo 10 anni di trasmissione chiaramente, insomma, mi mancano 3 anni per la pensione, fate un po' voi, ormai ho 55 anni, ho il mio libretto di lavoro che è del 67, per cui ho un libretto di lavoro di 40 anni, con tanti buchi in mezzo, per carità, perché chiaramente spesso per una cosa o l'altra ho dovuto lavorare anch'io o in nero oppure non ho lavorato, però ho un libretto di lavoro che è di 40 anni, insomma, effettivamente a 55, e poi tutti i lavori che si offrono in giro sembra che massimo 35 anni, non so, che è abbastanza su. Poi un'altra cosa anche che rende difficile, offrono dei lavori a 30 km da casa mia, 30 km io li posso anche fare come, come percorso, come orario unico, no? Cioè non è che ci siano dei problemi andare a 30 km da dove abito, il problema è che le agenzie ti dicono ah sì, ma siccome abita a 30 km allora no, non gli diamo il lavoro. Cioè il governo ti impone di accettare lavori entro un raggio di 50-70 km, adesso non mi ricordo esattamente, quando tu sei disponibile anche a fare parecchia strada, diciamo così, per arrivare al lavoro, gli altri ti dicono di no perché potrebbe non essere stabile. Non lo so, effettivamente comincio a pensare che le agenzie interinali siano delle organizzazioni molto vicine alla mafia. Staremo a vedere, comunque in ogni caso sto maturando sicuramente una forte esperienza nei loro confronti, probabilmente qualche pagina web prima o dopo verrà fuori sicuramente analizzando la situazione. Francesco, passiamo un pochino alle cose nostre, dai. Sì, ecco, io, c'è una notizia tecnica, controlla se c'è qualche disturbo, perché il regista dice che c'è un disturbo sui 50 MHz, sui 50 Hz, perciò guarda se c'è qualcosa che non quadra, perché se no il regista dopo si arrabbia, si dice se commettiamo qualche errore di qualità di trasmissione. Beh, in questo momento non ci sono dei disturbi, però il problema è l'antenna di uscita, sì, dal grappa, che ha dei problemi. Sì, so che appunto che anche Giorgio parlava oggi che c'erano dei disturbi, che qualcosa veniva tolto, perciò penso che non dipenda dalla nostra regia, anche per quanto improvvisata e raffazzonata possa essere, però penso che dipenda soprattutto dal segnale sul grappa. I segnali nostri sono buoni, provo a fare una modifica, a vedere se per caso può migliorare, ma non assicuro niente. Ok, vai Francesco. Sì, ecco, allora, ci sono varie cose, vari appuntamenti che sono vicini. Io dico quelli che sono passati, poi parleremo di quelli che sono avanti nel tempo, che sono proprio imminenti. Beh, c'è stato un incontro Vic e Pagano qua nel Veneto, è ben riuscito, era uno dei primi che diciamo l'ambiente Vic organizzava in maniera organica nel Veneto, buona la partecipazione. Gli adulti mancavano perché il più anziano purtroppo ero io il presente, però c'erano molti ragazzi giovani, molte ragazze decise a approfondire le tematiche appunto legate a una visione alternativa al monoteismo, anche se abbiamo avuto la presenza di ragazzi islamici che siamo riusciti a integrare tranquillamente all'interno delle varie discussioni, delle varie confronti, anche se appartenevano a un gruppo considerato eretico, marginale rispetto all'Islam, però dimostra che e anche dall'altra parte ci sono delle persone che hanno un'attenzione un po' diversa. Questo dipende proprio dal fatto che questa setta eretica sia abbastanza esoterica, che abbiano una dottrina che gli permette di colloquiare almeno con gli altri. Un attimo Francesco, mi è arrivato un fax da parte di una persona che vuole il mio indirizzo email. Il mio indirizzo email è pubblico, c'è su tutte le pagine, cioè mi dice se non lo dici in radio, il mio indirizzo email è forse l'indirizzo più pubblico che c'è. Comunque Claudio Simeoni @libero.it. Ripeto, Claudio Simeoni @libero.it. Questo è, no, mi chiedeva di dire. Forse il rumore viene dal fatto che sono le casse troppo alte, Claudio, Sì? Sì. Prova a vedere. No, forse c'è questo rumore. Prova a spegnere, stacca la stufetta, Francesco. No, era, ho sentito le casse, che proprio le casse erano alte. Hai abbassato le casse. Ecco, appunto, di conseguenza sembra che poi tra l'altro questa realtà Vic e Pagana abbia l'intenzione di organizzarsi in maniera seria, di dare una scadenza. Io ho fatto un invito loro a
inserirsi anche all'interno del studio dei MUT, vediamo cosa decideranno. Nel frattempo si sono dati anche un piccolo blog per cercare la comunicazione dell'informazione e anche questa realtà promette bene. Vi terremo informati, io appunto vi avevo accennato giovedì scorso a questa cosa, siccome non sapevo che desiderio di pubblicità volevano, ho solo detto ci sarà. Ho partecipato e sembra che anche loro abbiano l'interesse, la voglia e il desiderio di essere pubblici il più possibile, e questo è un buon segnale, anche visto le tematiche e le grandi discussioni che si stanno facendo adesso in Italia sul discorso della famosa legge sulla libertà religiosa e sui vari ministri di culto. Perciò è anche importante che le realtà che non si riconoscono nel monoteismo vengano fuori. Dispiace, parlando sul discorso della libertà religiosa, che la consulta, cioè che la consulta della commissione che sta occupando di questa legge abbia convocato soltanto rappresentanti di realtà che non riguardano il paganesimo. Spereremo nel futuro che anche ci sia più attenzione verso il paganesimo. Francesco, scusami se ti intervengo, non è che la consulta non abbia consultato ciò che era il paganesimo, perché io ho dovuto togliere dalla prima pagina della Federazione Pagana.it due contatori che per varie motivazioni mi portavano dei dialer dentro, cioè avevano dei collegamenti. Però prima di levarli via quei contatori, che li ho levati via da poco tempo, ho visto parecchie volte arrivare la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri in realtà si è già scaricata tutto il sito di Federazione Pagana.it, cioè non è che non l'abbia considerato, probabilmente avrà ritenuto che non valesse la pena ascoltare anche noi. Insomma, io ho sentito varie audizioni che ci sono state alla Commissione appunto diritti civili, e sicuramente alcuni rappresentanti dire erano un po' carenti e non erano capaci di dare delle idee concrete, devo ammetterlo, ci sono stati. Di conseguenza forse una maggiore coro o diversità di voci sarebbe servita anche a questi parlamentari per farsi un'idea migliore. Ho visto che da parte di una buona fetta di parlamentari c'è una buona capacità di comprensione culturale e anche di volontà di non usare preconcetti, di non usare i dogmi monoteisti nella società, nella cultura e nella legislazione, e questo qua promette bene, perciò vedremo se si riuscirà, al di là dei vari sabotaggi, dei vari interventi di tutti quanti i tipi che la Chiesa Cattolica e i cristiani faranno, ad avere una legge che stabilisca alcuni diritti religiosi importanti. Comunque ci sarà tempo di discuterne. Passo alle varie cose. Io ringrazio tra l'altro il Mattino di Padova, che ancora prima di pubblicare la notizia si è molto interessato alla conferenza di domani pomeriggio e domani sera. Allora, Villa Tora di Saonara, Padova, è vicinissima all'uscita della zona industriale dell'autostrada di Padova-Bologna. Venerdì 19 gennaio, ore 21, Auditorium Scuola Media di via Don Milani, l'associazione Matacianza organizza un incontro sul ciclo narrativo degli antichi veneti, con la presentazione dei romanzi La voce della Dea e La custodia dei segreti, pubblicati dalla edizione Helvetia, di cui l'autore appunto è Federico Moro, già che sapete ospite appunto per quanto riguarda questa trasmissione, presentare soprattutto il primo libro La voce della Dea. Ci sarà anche un accompagnamento da parte di una suonatrice di arpa molto in gamba, che non conosco, però chi l'ha ascoltata ha detto che hanno delle capacità notevoli. Sarà una piccola mia presentazione dell'autore, mi hanno chiesto questo e io ben volentieri, se posso dare un piccolo contributo a queste iniziative, e ringrazio appunto Ettore e la storia Matacianza e tutti quanti quelli che a Saonara sono impegnati perché si potesse parlare di queste tematiche, dell'energia che hanno profuso, dell'impegno che hanno avuto e soprattutto della disponibilità. Perciò io ripeto l'appuntamento, che è un appuntamento importante, che è un appuntamento positivo, proprio perché si parla con un autore molto attento ai fatti storici, ma che ha una capacità di scrittura molto forte, molto bella, e che appunto utilizza delle immagini che sono legate alla nostra terra, alle nostre radici. Allora, Villa Tora di Saonara, Padova, venerdì 19 gennaio, ore 21, Auditorium Scuola Media, via Don Milani, sarà appunto la presentazione della Voce della Dea e della Cosa dei Misteri. Questa mattina ho sentito il nostro amico Pier ha scritto un libro sulla Dea Reitia, che dovrebbe essere presente domani sera anche lui alla conferenza, e di conseguenza chi vorrà potrà prendere informazioni dell'autore. Ha scritto un libro sulla Dea Reitia. Questo appunto è un libro che lui ha garantito che dovrebbe essere in stampa per febbraio. Un altro libro, sono le notizie, perciò penso che anche presto questo altro uscirà sempre la Dea Reitia, e oltre appunto per Federico Moro avremo la possibilità di avere già un'anticipazione, per chi vorrà, dal nostro amico Pier,
che ci parlerà di questo libro sulla Dea Reitia. D'altronde Piera ha fatto vari siti, tra cui appunto la Vicca di Reitia, la Vicca Veneta e così via, ha parlato moltissimo degli antichi veneti, è un autore che ha scritto dei romanzi veramente belli, che gli ha letti, li ha trovati veramente avvincenti e molto profondi, e perciò che lui sia presente, che accompagni, che si possa parlare prima, dopo, su tematiche che hanno riferimento alle radici dei veneti, e io penso che la conferenza di domani sera dà una possibilità ampia a delle persone che hanno una conoscenza anche marginale dell'antico Veneto o dei Veneti, della loro religiosità, perché ricordo che i libri di Federico Moro sono incentrati soprattutto sulla figura di una sacerdotessa della Dea Reitia, di poter appunto approfondire e avvicinarsi, anche perché questi due libri hanno tematiche molto molto semplici, sono scritti in maniera scorrevole e permettono e garantiscono appunto di fare cose interessanti, perché certe volte qualcuno si ferma di fronte alla possibilità di leggere un saggio, di leggere un argomento più approfondito. Un romanzo può introdurvi in questa realtà, anche perché dal punto di vista storico, della ricostruzione del paesaggio, della storia, dell'ambiente, Federico Moro ha sempre sottoposto tutte quante le sue opere al vaglio degli archeologi. Scusate, se Giorgio è Giorgio Occhio di Lince è in ascolto attraverso radio dell'automobile della Lilli, è arrivato in questo momento il programma del viaggio di visita alla Delta del Po. La comunicazione di servizio per Giorgio, sei in ascolto con la Lilli dalla macchina. Sta arrivando adesso il fax. Ecco, allora perciò appuntamento domani sera a Villa Tora di Saunara, Auditorium Scuola Media, alle ore 21. Colgo sempre anche, purtroppo i fax di Radio Gamma 5 sono abbastanza rumorosi, perciò qualche ascoltatore sicuramente sentirà il rumore di stampa in sottofondo. Allora, c'è anche un'altra cosa che ha a che fare con il discorso dei veneti e della cultura locale. C'è una mostra che comincerà fra poco a Treviso. Allora, questa è una mostra che si troverà a Treviso, esattamente espone Paolo Fiorindo, che è un grafico, un pittore etnofolto di ispirazione anglo-celtica. La mostra si terrà a Palazzo Scotti da venerdì 26 gennaio a mercoledì 7 febbraio 2007, tutti i giorni, sabato e domenica compresi, dalle ore 10 alle ore 19. Sarebbe lunghissimo presentare l'opera appunto di Paolo Fiorindo. Vi leggo soltanto quello che lui scrive, come si autopresenta sul suo catalogo della mostra. Dice: attingendo a piene mani dalla mitologia pagana, sciolto da ogni convenienza ideologica, l'autore svolge il suo lavoro esclusivamente sul valore estetico, indagando allo stesso modo sulle mitiche anguane che tra i geni dei cimiteri. Perciò si vede che sono un'ispirazione un po' dark su alcune opere. Però, essendo un autore in gamba, poco conosciuto purtroppo, perché è più conosciuto in giro per l'Italia che nel Veneto, però essendo un autore locale che si va a occupare anche di mitologie abbandonate o poco conosciute come quella delle anguane, io vi ricordo, tra l'altro appunto l'ingresso è gratuito. Allora, Treviso, Palazzo Scotti, da venerdì 26 gennaio a mercoledì 7 febbraio 2007, tutti i giorni, sabato e domenica compresi, dalle ore 10 alle ore 19. Tra l'altro, sabato e domenica l'autore porterà anche delle disegni di una cartella riservata che non possono essere esposti, perciò avrà anche, chi vorrà avrà anche un'altra prospettiva su queste opere. Comunque ci sarà tempo di parlarne e speriamo di averlo ospite in trasmissione. Bene, allora affrontiamo un'altra cosetta. Giorno sabato 24 febbraio, presso il Bosco Sacro di Jesolo, terremo un rito relativo alla riaccensione del fuoco sacro per commemorare la giornata pagana della memoria. Cioè, in pratica sarà un rito, chiamiamolo nuovo fra virgolette, che ha lo scopo di ricordare tutte quelle forze della vita che furono annientate, che furono scretolate, che furono assassinate dai cristiani per costruire la società dell'orrore e della morte. E nel contempo il rito vuole ricordare tutti quegli eroi che per un verso o per un altro nel corso dei secoli hanno portato le società degli uomini fuori dall'orrore cattolico, fuori dall'orrore cristiano.
Pertanto celebriamo gli illuministi, celebriamo i libertini, celebriamo i materialisti, celebriamo tutte quelle persone che hanno aggiunto, che hanno portato delle cose preziose alla società degli uomini, da Giordano Bruno a Galileo, ad Einstein, cioè tutte quelle persone, a Newton, tutte quelle persone che hanno, aggiungendo qualcosa al patrimonio del sapere degli uomini, hanno contribuito alla società civile. La sua lenta trasformazione di uscita dall'orrore cristiano. Per cui da un lato ricordiamo quando furono spenti i fuochi sacri di Vesta e il fuoco sacro in Lituania, a distanza di 1000 anni l'uno dall'altro, e dall'altro lato ricordiamo anche gli sforzi fatti dalle società civili e dagli uomini per ricostruire la vita. È un rito nuovo che verrà fatto il 24 febbraio. Se le persone partecipano, cioè io invito le persone a partecipare, ma nello stesso tempo dico alle persone: se non avete molte possibilità di muovervi, il rito più importante che noi facciamo è il rito dell'equinozio di primavera, il giorno sabato 24 marzo. Per cui se una persona dice io devo scegliere fra l'uno e l'altro rito, è bene che scelga il rito dell'equinozio di primavera, che celebra la nascita e celebra la manifestazione della vita, il sorgere della vita, il sorgere della conoscenza, il sorgere di Proserpina dal profondo, la rinascita di Osiride, vero? Sì, la rinascita di Attis, cioè tutte quelle rinascite delle forze della vita che servono anche per alimentare la rinascita dentro di noi. Cioè il rito dell'equinozio di primavera è un rito magico, è il rito pagano per eccellenza, in assoluto, ed è effettivamente la forza della magia, la forza della trasformazione. Il rito invece del 24 febbraio che vogliamo fare è il rito della memoria, cioè è un rito all'interno della società civile, è un rito per ricordare ciò che è stato e ciò che non deve più essere, per cui è un rito più civile, più che ha comunque la forza della magia, della memoria, però c'è. È nuovo, cioè io non sono in grado di collocarlo in maniera esatta all'interno del processo del divenire della costruzione del paganesimo. Sono consapevole che diventerà un rito molto importante, però è anche in elaborazione. Per cui la giornata della memoria la celebreremo sabato 24 febbraio e il rito dell'equinozio d'autunno sarà l'equinozio di primavera sarà sabato 24 marzo. Io invito tutti a partecipare, non so a che ora inizieremo il rito, dovremo ancora deciderlo o come lo faremo. Vi invito a partecipare tutti, però torno a ripetere, siccome ho paura che le persone magari debbano scegliere fra l'uno e l'altro rito, cioè se le persone devono scegliere, scelgano il rito dell'equinozio di primavera. Se le persone vengono tutte sia l'uno e l'altro, felicità e grande festa per tutti naturalmente. È tutto in elaborazione, è una cosa che si sta costruendo verso il futuro. Non sappiamo neanche noi esattamente come saranno le cose, abbiamo la percezione delle cose che crescono in maniera spaventosa, in maniera incredibile, però siamo all'interno di questo fiume, ma sembra quasi non vedere il mare che arriva davanti e stiamo navigando nel fiume della vita, e per questo faremo questi riti. Sì, logicamente di riti dovremmo recuperare moltissimi, soprattutto perché la nostra memoria, parlo di memoria come pagani, è segnata da cancellazioni e da distruzioni, perché ad esempio se dovessimo fare dei riti da cui ripartire, da cui riniziare, da cui si deve ritornare verso o volgere lo sguardo altrove, dovremmo fare moltissimi, perché ad esempio soltanto il fatto stesso di tutti quanti i boschi sacri cancellati in giro per l'Europa, in giro per il mondo, dalla follia, dalla violenza del monoteismo, ci sarebbe da piantare non solo il bosco sacro di Jesolo, ma centinaia di migliaia di boschi. Però quello del fuoco rappresenta una cosa importante, perché si crea questo legame molto particolare appunto tra Roma e la Lituania. E effettivamente i cristiani tendono sempre a impedire, a togliere agli altri la possibilità di avere dei propri riti, perché nessuno imponeva di continuare con i fuochi di Vesta, con i fuochi in Lituania, però i cristiani avevano bisogno che gli altri non fossero diversi, ma che si andassero a uniformare, ad adeguarsi a un certo canone. Riaccendere questo fuoco rappresenta anche questo, cioè la volontà di dire che nulla si è interrotto, nulla si è spezzato, nulla è perso.
e che finché ci saranno le persone, le memorie delle persone, finché saremo capaci di ricordare, d'altronde si chiama giorno della memoria pagana, ha questa importanza, perché proprio il ricordare, il far ritornare, il riemergere, il riproporre è sempre basiliare, perché non è una cosa nuova, è una riscoperta, non è un'invenzione. E dare questo piccolo segno dopo migliaia di anni, che qualcuno scelga di riaccendere quel fuoco che era il fuoco di Vesta, che era il fuoco della città di Roma, in cui l'energia, in cui la potenza, in cui la continuità, la stabilità di quell'impero erano legati anche a questo fuoco. E d'altronde qualcuno aveva scritto: finché in Europa ci sarà il fuoco di Vesta, ci sarà sempre speranza per l'Europa. Però il fuoco di Vesta non è soltanto per noi europei, nel senso che noi daremo il nostro contributo e faremo il nostro rito con questa riaccensione. Però l'abbiamo ricordato molte volte che anche in altri paesi del mondo ci sono persone che vanno a recuperare i fuochi, nel senso più letterale del termine, che vanno ad utilizzare le varie festività in questa direzione. E allora anche noi diamo questo segnale, dire la lotta, la capacità, l'abilità dell'impero di Roma, dei Rumova, a resistere al monoteismo, ma soprattutto di essere se stessi, di rimanere fedeli a se stessi, noi la ricordiamo, la ribadiamo, e questo vale anche per noi. E allora questo giorno della memoria pagana è il primo che con noi partiamo, però l'importante è cambiare la direzione dei tempi. D'altronde noi proprio in questo periodo abbiamo da ricordare, l'abbiamo ricordato in maniera molto sfuggevole, la morte di Jean-Pierre Vernant. Jean-Pierre Vernant è stato una persona che per molti anni negli ambiti accademici era addirittura vietato leggere i suoi testi, che venivano sconsigliati, che non venivano considerati. In realtà lui è morto all'età di 93 anni e persone che hanno scritto di lui, io parlo di Eva Cantarella, di Bettini, l'hanno considerato rivoluzionario, l'hanno considerato fondamentale, hanno detto che ha modificato completamente e radicalmente la nostra visione della mitologia greca. Eppure lui ha cominciato in età tarda, perché i primi studi li ha fatti intorno ai 60 anni, e però è riuscito a rivoluzionare. Sì, ma, e se noi notiamo anche nella storia della riscoperta del pensiero greco, no? Da Boccaccio fino ad oggi, c'è sempre stato un approfondimento, sì. No? Cioè ogni autore rompe un tabù. E abbiamo Walter Otto, Petazzoni. Petazzoni rompe quello concetto del monoteismo, cioè sì. Si dice chiaramente il monoteismo è dopo il politeismo, perché tutti parlavano di un monoteismo originale, esatto. Petazzoni dice chiaramente non c'è questo. Cioè praticamente ogni autore, Dumezil stesso, cioè ogni autore spezza dei tabù e va oltre. E non è tanto il fatto di essere dei grandi filologi, ma avere la capacità di percepire, sì. Di sentire il mondo e di riuscire a vedere questo sentire il mondo in ciò che si legge. Cioè io, avendo vissuto anche questa esperienza, no, di approfondimento del paganesimo, cioè ricordo sempre cosa ho scritto sulla religione greca, sul sentiero d'oro, insomma. Cioè, avendo avuto proprio questa possibilità, no, di approfondire sistematicamente quello che è il pensiero religioso, cioè capisco anche la fatica che fanno le persone a buttare giù i tabù. E Vernant è un gigante in questo. Anche ricordo che Vernant stava addestrando Auger. Sì, ma facciamo, per dare una dimostrazione di questo, è una classica... Ci diamo Wikipedia, che piace moltissimo come enciclopedia Claudio. Pensate che Wikipedia non aveva, la Wikipedia italiana, così tanto decantata, non aveva una voce Jean-Pierre Vernant. Al che io mi impegno e la scrivo. E allora, siccome non vogliono citazioni, io l'ho scritta, rispettando quello che dicono gli accademici, rispettando quello che diceva Cantarella, quello che disse Bettini, che hanno i titoli accademici. Allora metto queste presentazioni in questa maniera e mi si dice che è una voce propagandistica. Sì, qualunque cosa scrivi, cioè se qualunque cosa scrivi su Wikipedia che non sia è giusto che Ratzinger stupri bambini costringendo in ginocchio davanti al macellaio Sodoma e Gomorra, se non scrivi questo è sicuramente propaganda di qualcosa. Allora a questo punto cosa succede? Succede che vengono cancellate addirittura delle frasi in cui dico che è stato un rivoluzionario. Alla fine mi sono stato costretto a prendermi le citazioni di Eva Cantarella, di Maurizio Bettini, che hanno scritto due articoli, uno sulla Repubblica e uno sul Corriere della Sera, e inserire che dicevano le stesse cose. E ho messo addirittura la pagina, perché per far capire che non era presa da internet, ma era presa dal cartaceo. Oltre a questo, gli ho fatto la bibliografia completa delle opere in italiano, citando anche l'editore. Ho fatto una piccola scheda biografica, tenendo conto che non c'era niente su Wikipedia, su Jean-Pierre Vernant. E a un certo punto cosa faccio? Inserisco anche 5-6 citazioni, ma non abusivamente, che sono già presenti su internet.
e tra cui dice chiaramente, una, c'era una citazione che viene appunto su che parla, diceva i politeisti, i greci erano politeisti, non invitano alla sottomissione, invitano alla capacità del mondo, alla trasformazione del mondo, e citazioni del genere per dare un'idea del quadro. Interviene uno degli amministratori e mi cancella tutte le citazioni di Vernant. Cancellate tutte. Cioè, ma io non avevo fatto una cosa arbitraria, perché erano già disponibili su internet, avevo citato la casa editrice, di conseguenza penso che la casa editrice sia più interessata che i libri che i pubblici avevano conosciuti. Benissimo, io non capisco perché, se uno fa una voce su questo argomento, poi dice, quando diceva per Vernant, per i greci non c'è la creazione del mondo, ma c'è una trasformazione che nasce dal caos. Quando si parlava di politeismo, dava fastidio tutte quante cancellate. No, c'è una guerra in corso proprio sull'informazione, ma non sull'informazione fatta a livello accademica, ma per impedire che l'informazione giunga alle persone. Cioè, io mi ricordo quando ero in fabbrica, in fonderia, parlando con alcuni operai, loro erano ancora convinti che le piramidi fossero state costruite dagli schiavi frustati dai padroni o dagli aguzzini. E quando dicevi, guarda, che erano operai ben stipendiati e con un sindacato anche forte, che ha fatto un sciopero anche di un anno intero nella costruzione delle piramidi, e loro erano allibiti, loro dicevano queste sono menzogne, cioè non conoscevano neanche le cose più elementari che arrivano sui giornali. In pratica ciò che si vuole rompere non è l'informazione accademica, ma si vuole impedire che l'informazione arrivi alle persone, e che credo che sia uno dei più grossi atti di eversione, di terrorismo che possa esserci in un paese, perché vuol dire distruggere la coscienza dei cittadini, la consapevolezza dei cittadini. Credo che sia una cosa atroce questa, al di là del... cioè non c'è definizione. Non c'è una definizione, è comunque un atto di terrorismo, punto e basta. Ma Claudio, diamo l'ennesima conferma di quello che noi diciamo. Sì, guarda che io per l'ennesima conferma quello che diciamo, c'ho un articolo di Zabrevski questa settimana. Esatto. Ecco. Ce l'hai anche tu. Sì, ma fatalità, l'avevo già preparato. Vedi? Volevi leggerlo? No, volevo leggerlo quel pezzo che ho messo in internet. Va bene, d'accordo, dai. No, allora, dovete sapere che io sono da una parte del tavolo e Francesco è tutta l'altra parte della stanza, no? Però fatalità, quando tiriamo fuori le cose, tiriamo fuori uguali, anche se non siamo d'accordo. Sì, cioè, anche se non c'è la scaletta, se non c'è l'organizzazione, sì. Se non c'è se parliamo di questo. Cioè. Questo dimostra come siamo d'accordo senza pur mettersi d'accordo, cioè non è necessario, no? No, ho fatto anche la pagina in internet, sì, su questo. No? Non l'ho letta, però ho letto l'articolo di Zabrevski, che poi diremo che chi è Zabrevski così. Sì. No, diciamolo subito chi è Zagrebeschi. Sì, ecco, è quello che ci ha salvato la vita. Diciamolo subito. Allora, cosa vuol dire che ci ha salvato la vita? Quando abbiamo cominciato a trasmettere da Radio Gamma 5, no? Nel novembre del 1996, c'era una situazione molto particolare. I gruppi terroristici, che per me sono dei terroristi, dopo non lo saranno più i magistrati, ma quello è un altro discorso, della Chiesa Cattolica, avevano che si occupavano di antisette, tipo il Bisetto, tipo l'Aris, il CIS, avevano accesso libero, diciamo così, alle questure, e andavano là a denunciare praticamente tutti quelli che non erano d'accordo con i cattolici. Cioè, era una roba abbastanza oscena, e in effetti chi non era d'accordo con i cattolici veniva chiaramente perseguitato, magari gli si controllavano i soldi che aveva, ma la sua attività, cioè si cercava di incastrarlo in tutti i modi possibili e immaginabili. Oggi questo non è più possibile. Ebbene, mentre l'Aris e il Chris facevano queste cose, un grande signore, proprio questo signor Zagrebevski, che non da solo ma con tutta la Corte Costituzionale italiana, cominciava a depennare tutti i privilegi legislativi del codice penale, soprattutto, che aveva la Chiesa Cattolica. Questo signore è stato presidente. È stato, alla fine sì, del mandato è stato anche il presidente, però anche quando non era presidente, negli ultimi 5-6 anni, 7 anni del suo mandato, all'interno della Corte Costituzionale, lui aveva, sai che erano tutti delle specializzazioni, sì. No? Cioè cercano tutti qua, anche per non... accavallarsi. Sì, anche per non fare delle sciocchezze, no? E questo signore qua era delegato alla libertà, e in particolare a tutte quelle questioni che riguardavano le condizioni religiose. E lui è considerato uno dei più grandi costituzionalisti che esista, intanto. E lui era molto attento al fatto della libertà religiosa, come la Costituzione la elencava. E ogni volta che
si presentava una causa che metteva in discussione un articolo religioso, la Corte Costituzionale lo dibatteva e si depennava o si confermava l'articolo in funzione della libertà religiosa della Costituzione. Questo Zagrebelsky ha avuto questa capacità, cioè si è trovato in quel momento storico e lui nel 1997, fra il 97 e il 2004, ha depennato, lui, la Corte Costituzionale, chiaramente, io lo identifico perché molte delle relazioni sono sue, no? C'è legge e sentenze, lui è il relatore, ha depennato tutti quei privilegi della Corte che aveva la Chiesa Cattolica. Tant'è che fare vilipendio al luogo di culto della religione pagana politeista comporta la stessa identica pena che fare vilipendio al Duomo di Milano o alla Chiesa di San Marco di Venezia. Cioè praticamente il nostro piccolo luogo di culto che abbiamo nel Bosco Sacro di Jesolo ha lo stesso valore giuridico di ogni luogo di culto cattolico. E questo grazie alle sentenze della Corte Costituzionale. Questo è Zagrebelsky. Vuoi dire qualcos'altro su Zagrebelsky? Sì, ecco, aggiungo appunto, poi Claudio adesso leggerà alcune parti perché l'articolo meriterebbe di essere letto tutto. E sostanzialmente senza nessuna modifica ripete quello che noi abbiamo sempre detto, cioè nel senso già il titolo è chiaro cosa pensa la Chiesa Cattolica quando parla di dialogo. Cosa pensa la Chiesa Cattolica quando parla di dialogo? Quando non è Francesco o Claudio i soliti estremisti, i soliti fanatici e così via, cioè questo è un giudice, Presidente Costituzionale, sì, considerato anche il maggiore, riconosciuto da tutti, scrive un articolo sulla Repubblica e lui parte con un titolo che significa, quando qualcuno dice qualcosa, noi diciamo sempre, quando la Chiesa Cattolica vi dice amore, cosa intende se non accende il rifiuto? Non quello che intendiamo noi, ma cosa intendono loro? Sì. E lui si pone il problema e dice, ma quando parlano di dialogo, cosa intende la Chiesa? Cioè, e come vedete, le stesse parole che noi usiamo, che ripetiamo da adesso, vengono confermate da un autore che non è autorevole, che non è neanche pagano, ma è che è soltanto intelligente ed è attento ai significati che gli altri danno a quella cosa. E cioè, effettivamente quello che noi diciamo qua da 11 anni lui ha scritto sulla prima pagina della Repubblica. Vabbè, andiamo avanti, sì. Prendo l'ultima colonna, Francesco. Va bene. Allora, cosa pensa la Chiesa? Vi ricordo che l'articolo è stato pubblicato sulla Repubblica del 10 gennaio 2007. La ragione, secondo tradizione cattolica, fede e ragione coincidono. Entrambe, fede e ragione, procedono da Dio e Dio non può contraddire se stesso. Se contraddizione c'è, è solo apparente, in quanto una verità di ragione contraria alla fede è in realtà totalmente falsa. Dei Filius, 1870 del Concilio Vaticano I. Questa impostazione subordinava bensì la ragione alla fede, ma, almeno, ne riconosceva la distinzione, una distinzione che oggi sembra sfumare. Il Magistero cattolico segue scoscesi percorsi con l'intento di proporre un Dio avente natura razionale, logos, e sostenere che, nella concezione cristiano-cattolica attuale, fede e ragione coincidono. L'essere umano, di ragione, è tale perché è anche di fede, onde chi è senza o contro la fede è anche senza o contro la ragione. Questa proposizione rappresenta una svolta. Nella tradizione ebraico-cristiana, fino a poco tempo fa la tradizione, Dio è potenza e amore. La nuova filogenesi greco-cristiana propone l'innesto del cristianesimo nella concezione del cosmos, quale ordine del mondo corrispondente alla ragione regolatrice sovrana. La natura, poiché nessuno può pretendere di alterarla, diventa diritto naturale. Logos e nomos finiscono per coincidere, proclamandosi custode dell'ordine natural-razionale. La Chiesa può proporsi come custode dell'ortodossia della ragione, non solo della ragione filosofica, come è stato per secoli, ma anche della ragione scientifica, cioè della ragione applicata alle scienze naturali.
Gli uomini di chiesa diventano scienziati, anzi, scienziati accreditati più di tutti gli altri, perché la loro ragione onnicomprensiva, che si abbevera alla scienza di Dio, la teologia, può vantare un'esclusiva garanzia di verità. Per qualche misterioso ricorso storico riappare il volto del cardinale Bellarmino, con la sola differenza che oggi, invece di invocare l'autorità delle scritture contro Galileo, invoca il Logos divino. Su simili premesse è chiaro che il dialogo onesto che si auspicava all'inizio è impossibile. L'interlocutore non cattolico per la Chiesa è uno che in moralità e razionalità vale poco o niente, è uno che le circostanze inducono a tollerare, ma di cui si farebbe volentieri a meno. A ben pensarci, la amichevole proposta ai non credenti di vivere almeno come se Dio esistesse è conseguenza di questo disprezzo. Se ci si confronta con loro è perché le condizioni storiche concrete non consentono di fare altrimenti. Il dialogo non è questione di convinzioni, ma di opportunismo dettato da forza maggiore o da ragioni tattiche nell'attesa che cambi la situazione. C'è una distinzione molto cattolica fra tesi e ipotesi, una distinzione che consente alla Chiesa i più spericolati adattamenti pratici, anche molto distanti dalle sue concezioni del bene e del giusto. La tesi è la dottrina cattolica nella sua purezza. L'ipotesi è quanto di essa le circostanze consentono di realizzare. Il dubbio è che il dialogo per la Chiesa sia solo in ipotesi, in vista di tempi migliori, come è per lo stratega, di cui si diceva, che prende tempo e accresce le proprie munizioni. Diverso era lo spirito del dialogo che anima molte pagine aperte della Speranza del Concilio Vaticano II, nelle quali il mondo moderno è assunto come interlocutore positivo, portatore di moralità ed espressivo di ogni meritevoli e di segni meritevoli di ascolto. Diversa era la concezione del rapporto fra fede e ragione, fra fede e attività dei cristiani nel mondo. La subordinazione del magistero della Chiesa nel campo della fede non era vista in contraddizione con la loro autonomia e responsabilità nei campi della ragion pratica. Questo era il terreno sul quale la speranza di un dialogo onesto era costruita, il terreno sul quale anche l'accettazione piena della democrazia da parte del mondo cattolico poteva fondarsi. Ma è ancora così oggi? Sì, a parte che sai, forse questa era una concessione che doveva fare, perché altrimenti l'articolo sarebbe sembrato veramente... No, lui dice, attenzione, noi abbiamo pensato che quello del Concilio Vaticano II fossero delle tesi, sì, e invece si sono rivelate delle ipotesi, sì, per truffare le persone, perché al fin fine è questo che dice. Cioè noi pensavamo che quando c'era il Concilio Vaticano II fossero delle prese di posizione oneste, e invece ci siamo accorti che era stato un altro modo per truffare le persone. Tant'è che la Chiesa Cattolica sta sempre accumulando roghi, sta sempre incitando ad ammazzare le persone, sta sempre incitando a sgozzare chi non si mette in ginocchio davanti al pazzo di Nazareth. Soltanto che la società civile oggi non glielo impedisce. E allora parla di amore, parla di ipotesi contro la salvare la vita per distruggere la vita, parla di contro il matrimonio per distruggere il matrimonio, parla contro i Pax per distruggere, in pratica continua a distruggere la società civile, soltanto usa termini diversi. Sì, ecco, c'è da aggiungere un'altra frase che sarebbe, che è chiara, di Zaccalbesi, quando dice: il dialogo, anche quello così frequentemente auspicato tra i cattolici e gli altri che si indicano in negativo come i non cattolici, presuppone una condizione, che le parti si riconoscono pari in razionalità e moralità. Se si parte dal presupposto che l'altro non è solo uno che pensa diversamente, ma è anche uno da meno, o addirittura è un mentecatto o un immorale, il dialogo sarà perfettamente inutile. Sarà tempo perduto, adescamento o simulazione. Dove vige questo pregiudizio, ci si ignora o ci si combatte. Si potrà anche far finta di dialogare, come lo stratega che procrastina lo scontro e rafforza intanto le posizioni. E dice più avanti: ma non occorre essere Socrate per comprendere che se non c'è reciproca disponibilità e apertura,
tanto vale andarsene ognuno per la sua strada, sempre che non si voglia prendere a bastonate. E d'altronde il monoteismo lo insegna, noi lo ripetiamo, il Gesù, che gli altri vanno sempre colpiti, gli altri vanno sempre feriti, che gli altri sono dei peccatori, che gli altri vanno presi a frustate per la loro salvezza. E di conseguenza significa che, vista la condizione di inferiorità, di sconfitta o di accantonamento, cosa deve fare la Chiesa Cattolica? Deve accettare non la scelta, ma la strategia, l'abilità di far credere che si tratta, che ascolta gli altri, e invece bisogna essere pronti a combatterli. Perché lo sceglie questo? E lo scrive anche nell'articolo, perché è in un momento di debolezza, è un momento in cui il consenso, in cui non c'è un'adesione così forte e così ampia, e di conseguenza si deve accontentare di quello che viene offerto, di quello che la società permette, cioè si sfruttano le posizioni per conquistarne altre. Se questo viene scritto da un magistrato autorevole, famoso, e viene scritto su un quotidiano, su un quotidiano, la Repubblica, il quotidiano, sì, uno secondo quotidiano nazionale, non su uno, ecco, significa chiaramente che quello che noi diciamo qui non è deriva dalla nostra antitesi alla visione monoteistica, ma che qualcuno ha identificato chiaramente cos'è il monoteismo. Il monoteismo è solo imposizione, quel monoteismo non si può trattare, perché il monoteismo tende soltanto a imporsi sugli altri. Vogliamo darne un esempio che forse va in questa direzione, che ci permette di comprendere qualcosa. Sapete, allora, i cristiani sono sempre pronti a parlare di perdono, sono sempre disponibili, sempre pronti a chiedere che gli altri perdonino, sono sempre purché uno si sottometta o perché lo decidano loro quando perdonare. Tutti quanti conoscono il fatto di Erba, in cui i vicini hanno ammazzato altri vicini in maniera, hanno ammazzato un bambino. E allora cosa succede? Che Don Rigoldi, ora sapete che il nonno e il padre di una delle due vittime ha perdonato. Vabbè, le scelte individuali noi non andiamo a criticare, sono scelte individuali. Però Don Rigoldi dice: il perdono di Castagna non è umano, l'ha detto in automatico. Cioè, questo, gli hanno ucciso il nipote, gli hanno ucciso la figlia, libero di farlo, dice: io li perdono. Cioè, tutti quanti penso lo abbiano avuto visto in televisione o abbiano letto le parole di questo padre, e di fronte al dolore di questo padre dovremmo riconoscerlo che è un dolore autentico, perché possiamo negare che gli abbiano ucciso la figlia, ucciso il nipotino? Eppure un prete dice, fa no, aperte virgolette, il perdono di Castagna non è umano, ma l'ha detto in automatico. E c'è un trafiletto sul Corriere della Sera. Carlo Castagna l'altro ieri ha parlato di perdono dopo la confessione della coppia che ha sterminato la sua famiglia, moglie, figlia e nipote. E Don Gino Rigoldi, colpito dalle parole di quel padre, spiega perché questo perdono da cristiano Superman non lo convince. Questi slanci non sono giusti, non funzionano. Il perdono in automatico non esiste, non è giusto, non è umano, e anche dal punto di vista psicologico non si spiega, dice Don Rigoldi. Il perdono della mente a denti stretti non ha senso e non dura. Prima bisogna metabolizzare il male e l'offesa ricevuto. Chiuse virgolette, è testuale. Non dubita della sincerità di Carlo Castagna a Don Rigoldi, ma secondo lui quel perdono pronunciato così in fretta, quasi in automatico, non è autentico. Aperte virgolette. Il cristiano perdona, punto e basta. È una semplificazione a cui non credo, ci tengo a precisare che nessun cristiano è richiesta questa prestazione eccezionale. È giusto invece intravedere il cammino di perdono, intraprendere il cammino di perdono, scusate. Cioè, in pratica bisogna condizionare, massacrare la persona in modo che sia costretta a perdonare. Cioè, bellissima. Cioè, la tortura, il concetto di tortura, sì, che hanno in qualsiasi livello. Allora, pensate che l'umanità di questo sacerdote, di buon sacerdote, perché non è che sia un sacerdote impazzito, di fronte al dolore e alla sofferenza di questo uomo, e qui tutti quanti penso che non potremo cancellare la sofferenza di questo uomo, non è che finga, non è che sta facendo l'attore, non è un reality, è una persona vera, con una figlia uccisa in quel modo, anche la moglie è distrutta, con un nipotino ucciso in quel modo. E poi c'è il sacerdote che gli va a dire che la sua dichiarazione di perdono non è autentica, perché gli manca il bollino, ci vuole la certificazione, deve andare da lui e dire: posso perdonare come devo perdonare. E come vedete, questa persona ha subito veramente una sofferenza enorme,
e io penso che sia sofferenza ancora maggiore che le parole dette in un momento di dolore così qualcuno gli dica che non sono umane. Ti tieni presente che sto individuo non solo ha subito quello che ha subito, ma il genero è stato chiamato al linciaggio morale per 3 giorni. Sì, ma vedi, per cui lui era anche sotto pressione da questo punto di vista, perché vi ricordo che il primo a difendere il genero è stato proprio lui. Ha detto mio genero, e lui era in baruffa col genero. Per cui esiste tutto un percorso anche psicologico che, dell'uomo, che è spaventoso. Cioè lui si trova a baruffare col genero e il genero accusato di avergli ammazzato la figlia e il nipote per 3 giorni, e lui a dover difendere il genero dopo che era in baruffa. Sì, cioè, e di fronte poi al dolore, perché cioè, non è che sia successa una cosa da poco, penso che sia un dolore atroce, cioè la figlia, il nipotino uccise, dice delle cose. È un metodo che io potrei non condividere, però è la sua esperienza, è la sua scelta, e non intervengo, cioè, non intervengo su questo. Cioè, io ascolto le sue parole e dico, di fronte a questo dolore, non possiamo intervenire sul dolore degli altri, o come lo percepisco il dolore. È il suo dolore. Bene, un sacerdote interviene e dice, no, quello che tu dici non è umano, vedi, e non è, e l'ha detto in maniera secondo automatica. Secondo me ciò che scoccia al prete è che era effettivamente il perdono vero quello suo, cioè nel senso che dire, te me ne fate talmente tante, te me ne hai distrutto la vita, che io non potrò mai rivalermi su di te, cioè per cui faccia la giustizia, il soccorso, venga l'era, cioè, però io non voglio più avere niente a che fare, cioè era quel perdono di dire, mi, te me ne fatta talmente grossa, ma talmente grossa, che mi non ho più futuro. Per cui fa cagare, cioè sì, no, era il perdono, allora, io va a quel paese, capito? Cambiamo solo il titolo dell'articolo di Zagrebeschi, che cosa pensa la Chiesa quando parla di dialogo, esatto. E ci mettiamo che cosa pensa la Chiesa quando parla di perdono. Esatto. Era torturare le persone. Però quel uomo in effetti gli ha detto va a quel paese, no? Cioè, non mi interessa più niente, cioè, sei talmente grosso quel che ti hai fatto, vero? Non ho più futuro. E allora, quando si vengono poi a raccontare che la Chiesa chiede perdono per qualcosa, usiamo le parole di Zagrebeschi, dice cos'è l'ipotesi e cos'è la tesi, esatto. E rendiamoci conto di cosa significa, perché di fronte a questo uomo che soffre, io sfido qualcuno a dire che non ha sofferto e non sta soffrendo, che soffrirà per il resto della sua vita, c'è questo sacerdote che gli va a contestare, a fare le pulci, a smentire le parole che lui ha detto, perché tutti quanti li hanno sentite quelle parole, tutti quanti sanno la situazione che stava vivendo. E tu gli vai a dire che non sei sincero, che non è umano quello che tu hai detto, perché l'hai detto in maniera automatica, cioè tu ti ergi a giudice della sofferenza degli altri e di come vanno a manifestare la loro sofferenza. Questo lo dice Don Rigoldi su un articolo apparso, un trafiletto piccolo apparso Corriere della Sera sabato 13 gennaio 2007. Cioè, allora pensate che chiedono agli altri di perdonare, però dopo fanno l'esame al perdono. Sì, esatto. Pensate a cosa si può arrivare. Niente, io vi dico questo, a parte il fatto che continuano ad arrivare notizie di preti che allungano le mani su bambini e su ragazzine, tanto, e questo c'è in continuazione, Reggio Calabria è stato preso un altro. Però vi faccio osservare che continuano ad aumentare quelli che sono casi feroci di disagio sociale. A Zellarino, per esempio, la notizia di ieri, ha coltellato la zia, ha coltellato nipoti, adesso non mi ricordo esattamente, però da tutta Italia arrivano notizie di disagio sociale, soprattutto arrivano notizie anche di un bullismo, sto parlando della ragazzina per esempio violentata a Palermo, che ha un assoluto disprezzo per le persone, cioè le persone sono oggetti, non sono portatori di diritto, sono oggetti che appartengono a un gregge e che se ne può fare quello che si vuole perché appartengono a quel gregge, che è la mentalità cristiana, cioè quella mentalità anticivile e incivile che è propria del cristianesimo e che viene insegnata nelle parrocchie, viene insegnata fra gli scout, viene insegnata negli oratori, ed è una cosa pesantissima che la società sta pagando e pagherà ancora di più mano a mano che le contraddizioni sociali aumentano e la società diventa anche più complessa, cioè nel senso che servono molte informazioni e molta conoscenza per agire all'interno della società, e più la società diventa complessa più questi atti di devastazione sociale aumenteranno, perché il cristianesimo costringe le persone a pensare gli altri come bestiame, ma gli altri non sono disposti ad essere dei bestiame, vengono anche loro addestrati o dai cristiani ad essere
padroni di bestiame anche loro, oppure vengono educati a spezzare ogni legame che sottomette. Per cui questo aumenterà quello che è il disagio sociale e assisteremo a sempre di più di questo tipo di atti, padri che ammazzano i figli, figli che ammazzano i padri, padri che ammazzano le mogli, mogli che ammazzano i mariti, gli zii, eccetera. Cioè, la coltellata diventerà sempre più una cosa facile e, attenzione, all'interno della famiglia, cioè non rispetto all'altro, rispetto al rapinatore, sì, ci saranno sempre le rapine, ma il disagio sarà sempre più legato alla famiglia, come se la famiglia, oggi leggevo ieri una statistica, ha più morti all'interno delle famiglie che non quelli fatti dalla mafia, cioè stiamo arrivando a questi livelli, pensate, è una cosa spaventosa, ed è la famiglia cristiana. Sì, beh, poi sai, d'altronde le famiglie cristiane, i comportamenti cristiani sono classici, quando si costruiscono le persone oggetti. E ne ha dato una testimonianza Paolo Poli in una sua intervista. Dice, volevo un figlio, ho provato a rubarne due. Erano gli anni 60, una sora mi disse, li prenda e scappi. L'intervista riporta sul Corriere della Sera. Cioè, come vedete, cosa significa? Che i bambini non erano tanto interessanti come persone che dovevano essere aiutate, ma che si poteva benissimo fare. Rubare. Tenendo conto che poi Paolo Poli dice chiaramente che lui aveva tentato anche la via dell'adozione, eppure gli hanno detto no. Però una suora gli dice fa, li prenda e scappi. Testuale questa della sua direzione. Cioè, significa chiaramente che non c'è l'interesse per le persone, per i cittadini, ma che c'è l'interesse per il potere che si può esercitare. E d'altronde questa è la situazione, appunto, e pensate che tanto appunto Paolo Poli, quando gli fissero la contestazione di dire che lui non aveva una famiglia, che non c'era una figura femminile per i famigli, gli disse, parlando della famiglia cristiana modello, la madre è rimasta incinta da vergine, il padre è putativo, famiglia più disastrata di questa non c'è. Sì. E lo giudicarono appunto inadatto all'adozione, solo perché aveva messo in dubbio la famiglia cristiana modello, insomma. Comunque la suora gli disse prenda questi bambini e scappi. Comunque ricordate che il concetto di possesso delle persone è il concetto più atroce che esista all'interno di una religione, di una struttura filosofica, di un modo di pensiero delle persone, perché è contrario a tutti i sistemi morali, giuridici, costituzionali in tutto il mondo. Cioè non esiste al mondo, a parte l'Islam, a parte le giurisdizioni ancora cattoliche, e questo concetto che sia espresso in maniera plateale. Non esiste nessuno, cioè tutte le costituzioni nazionali, sto parlando americana, francese, italiana, ma di qualsiasi paese dell'est Europa, anche quelle africane, mettono sempre al centro la singola persona, che dopo sia difficile far passare questo principio filosofico, questo principio religioso al di sopra di quello che è l'educazione cattolica, l'educazione musulmana, l'educazione ebrea, che tende a trasformare le persone in oggetti di possesso, è difficile, è effettivamente un lavoro non indifferente, perché si tratta di toccare le emozioni profonde delle persone. Però ricordatevi che il concetto di possesso delle persone ad opera di un soggetto diverso dalla persona stessa è la cosa più aberrante che esista in una società civile, in assoluto. Anche se una società civile, sto parlando anche qui in Italia, no? Vi ho fatto l'esempio della mia ricerca di lavoro, che sembra che se non riescono a ricattarti le agenzie interinali il lavoro non te lo trovano, non te lo danno, che è un atteggiamento di oggetto di possesso, cioè è una rivisitazione di quello che è il concetto di lavoro schiavista. Ebbene, anche loro nascondono questo, fanno in modo che nulla trapeli, che nulla possa essere provato, pur ricattandoti a livello personale. Poi magari puoi registrare lo stesso, però anche loro non vogliono che trapeli questo. Però in realtà è questo, è il ricatto che si mette in atto sulla persona proprio per poterla controllare. E da una parte deriva dalla paura, cioè dal fatto di garantirsi comunque le persone che lavorino, poterle controllare, e dall'altra parte invece è proprio un modus educazionale che viene, che sta distruggendo la società, insomma. E lo sto vivendo questa situazione, e non è piacevole, sinceramente. Beh, sai, purtroppo la realtà è abbastanza complessa, ci sono tantissime situazioni
di assurdità che nessuno ha il coraggio di denunciare o di portare avanti, anche perché purtroppo ormai la realtà non è più incentrata sulla società o sulle persone, ma sul discorso del mercato finanziario, cioè su qualcosa che è virtuale, su qualcosa che può correre da un mercato all'altro, sul fatto che, cioè, sai, faccio una battuta, è come quell'impensionato, è come quell'operaio che viene chiesto di contribuire ai fondi pensione e poi i fondi pensione gli chiuderanno la ditta perché la ditta non è produttiva abbastanza. Perciò praticamente per farsi la sua pensione si perde il posto di lavoro. Sì, no, abbiamo queste assurdità, no, ma quello che non riesco a capire è il fatto che commettono dei capi di delitti, no? Che sono gravissimi. Perché, cioè, quando fanno questa cosa, in realtà, quando assumono questo atteggiamento, si fanno dei delitti che hanno dei capi di imputazione che sono enormi. Ma le leggi non servono a niente, Claudio. Sì, e sono talmente enormi questi capi di imputazione che se i magistrati dovessero intervenire effettivamente sulla cosa per l'imputazione in se stessa, ci sarebbe tre quarti dell'Italia in galera, che non è pensabile che succeda una cosa del genere. Sì, ma vedi, le società non funzionano perché ci sono delle leggi, si funzionano perché ci sono degli uomini. Perché ci sono delle coscienze, delle responsabilità degli individui che sono attenti, cioè, è inutile, sai, noi abbiamo la tendenza purtroppo da prendere il monoteismo che servono i decalogo delle leggi, in realtà le leggi non servono assolutamente a niente se non c'è la coscienza dell'individuo e se non c'è il singolo che applichi la norma, certo. Cioè, no, ma sai, io parlo sempre del sentire, parlo sempre del giudizio o del gusto del disgusto di una cosa. Non c'è bisogno che una legge mi dica che una cosa è giusta, una cosa è bella. Io la sento, è il mio cuore, è il mio animo, il mio intelletto, la mia cultura, la mia esperienza che mi dice questa cosa gira male, suona male. Non ho bisogno di un confermo, di un'autorità superiore, è la mia esperienza. D'altronde però se noi rifiutiamo di avere esperienza non potremo mai comprendere il mondo, insomma. Questo mi sembra basilare, sì, fondamentale. È per ricordarlo, insomma. Cioè, sì, sì. Sai che tante volte anche su questa radio dice fa c'è bisogno di una nuova legge. Io lo trovo una barzelletta, una cosa ridicola, perché le leggi, come tutte le cose, hanno delle gambe e sono le gambe degli uomini. Insomma. No, le leggi servono per dare anche una direzione, però non si può pensare che fatta la legge intervenga il magistrato continuamente a reprimere le persone, cioè le persone devono avere una consapevolezza della legge, o della norma, o del comportamento, ciò che è corretto distingue da ciò che è scorretto. È chiaro che se vengono educate che soltanto rubando, soltanto distruggendo le persone possono avere del guadagno e non con altre strategie, non con altre strategie di mercato o altre strategie di lavoro, è chiaramente solo in quel modo costruiranno il loro futuro e sarà un disastro, Francesco. Sai, c'era qualcuno che sollevava, diceva c'è un grande cristiano che in questi momenti ha dei problemi e parlava di Bush e qualcuno diceva è un problema che va affrontato, fa no, dice non farà niente, aspetterà il miracolo. E d'altronde sai, quando farai questo fai grandi disastri, farai sconvolgimenti, farai dei danni e dopo spererai che qualche opera miracolosa, qualcuno più alto di te, più potere di te risolva il problema. In realtà non c'è nessun salvatore e non c'è nessun miracolo, le cose si risolvono o perché non le crei o se vengono create le capacità di affrontarlo, decidi di affrontarlo e fare delle scelte. Cioè, le persone che non fanno scelte compiono sempre degli errori e saranno degli errori che andranno ad accumularsi. Adesso c'è questa proposta legge sui PACS, no? Che è una cosa che se ne discute e se ne discuterà, insomma, poi si verrà fatto un paperacchio più o meno, insomma, di ci metteranno d'accordo in qualche modo, qualcosa verrà fuori, sarà un obbrobrio come sempre, ma comunque qualcosa verrà. Ma non è importante la legge sui PACS, importante sono le dinamiche che avvengono nella società civile. Quando si legge che il 51% delle donne americane si rifiuta di sposarsi, vuol dire che già il matrimonio è fallito. Quando si viene fuori le statistiche secondo cui i figli delle donne francesi sono tutti figli single, di donne single, vuol dire che già il modello familiare cristiano è già fallito. Quando la maggior parte ormai delle coppie italiane... Tengo conto appunto che poi la Francia è così perché è uno stato laico. Difatti io appunto avevo visto quell'articolo sulla Repubblica che diceva chiaramente... Perché, e tenendo conto che poi l'incremento demografico francese non è neanche legato al fattore dell'immigrazione, perché sono proprio francesi veri e propri che hanno questi figli, ma perché esiste una condizione di società laica che permette un attimino di tranquillità e soprattutto l'aumento dei PACS appunto è legato alla possibilità delle persone di avere viste garantiti i loro diritti. Cioè,
Per cui anche se faranno una legge paperacchio, perché i cattolici tireranno dalla loro parte, i radicali tireranno dall'altra parte, e i DS tireranno dalla loro parte, la Margherita tirerà dalla loro parte, poi ci si metterà Forza Italia che tirerà dalla loro parte, Alleanza Nazionale, eccetera, cioè ognuno cercherà di metterci qualcosa del suo, di tirare un po' il lenzuolo dalla sua parte, in realtà la società civile ha già deciso. Cioè le decisioni maturano sistematicamente e progressivamente, per cui la Chiesa Cattolica ha poco di dire con la legge del matrimonio io ottengo qualcosa, non ottieni niente, perché fatta la legge trovato l'inganno, ma soprattutto non trovato l'inganno, ma trovata la necessità di vivere delle persone, e le persone trovano lo stesso la loro strada anche senza l'obbligo del matrimonio. Pertanto tanto vale che uno Stato riconosca delle situazioni di fatto, sì, e cerchi di gestirle, cioè nel senso di non mandare a scatafascio una società civile, piuttosto che, chiaramente le soluzioni delle persone sono individuali, ma quando l'individualità arriva a una percentuale, quell'individualità fa massa, ricordiamocelo questo. Diamo via telefonate, Claudio, che siamo già in avanti. Sì, già, 049-700-700 e 049-700-838. Nella trasmissione alle ore 19 continuerò il lavoro sulla selezione della percezione, quello che naturalmente parlerò dell'infanzia. Pronto? Allora. Francesco? Sì. Allora, pronto? Topagni. Intanto bisogna che ti dia la certificazione che devi diventare stregone. Vabbè. No, perché da apprendista se passi le quattro davo il certificato io, di appartenenza, se ok, per cui se dopo te lo dico devi fuori te lo inverso campo basso se passi. Ma non dovevi dare impressione a te? Sì, adesso voglio andare a vedere. E perché non regali il tuo capannone alla Radio Gamma 5? Adesso bisogna vedere, bisogna che senta quando che sei qua di mesi che mi manca, lo capisco. Beh, vieni qua, beviamo un caffè. Visto che hai un capannone, quindi Radio Gamma 5 ha bisogno. Va bene. Sta attento. Dimmi, dai. A continuare a parlare dei danni che devo fare questi, non serve niente se non si crea della gente che pensa in maniera diversa, perché questi ormai a rotamazione, qui che crede, che chi segue, e io stessi, i sono destinati a farlo. I casas cominciano a fare, date che visto a Varsavia tra integralisti dell'Opus Dei e altri, e che ne farà del peso, per cui è solo da ridere, perché quello che ha messo in piedi è una bufala. Vabbè, ma quindi siamo sempre le solite, no? Vale che ieri sera sono andato a Travaglio e dice quello che ti dici ti, che io li manipolo i fatti. Sì. Cioè non dice neanche più i fatti, dice tante monare, la gente perde. Allora bisogna che la gente cominci a dire, qua è che sì, i fatti. E demonare, non parlare più, è la struttura cattolica, sì, è la monada più grande che sia sulla terra. Cioè, e ora, cominciamo a dire robe serie, se tu dici che te fai il rito. Sì, più delle cose che noi diciamo non è che possiamo dirle, sai, è più di fare quello che facciamo, non è che possiamo fare questo, insomma. Bisogna costruire un'alternativa a questi qua, che crea dei sudditi, dei incoscienti, noi cerchiamo di fare in modo che le persone consapevoli acquistino un po' di forza, e più di quello sinceramente non è che puoi pretendere, capisci? Sai che nel Signore degli Anelli il valore aggiunto glielo dà da Gandalf? Sì. E io strego. Vabbè, dai. Passi dove qua? No, sarà difficile perché dobbiamo andare a vedere un bacile per il rito, vediamo se troviamo qualcosa. Beh, insomma, se te che tempo. Cioè, se e comunque ti impegni pubblicamente a regalare il tuo capannone a Radio Gamma 5, ho capito allora. Sì, va bene, dai. Okay. È un impegno ufficiale. Va bene, dai. Va. Ciao. Pronto? Ciao, Eduardo. Ciao. Ciao. Un'altra volta. Ciao. Niente, per fortuna mi sarei stato in mente il discorso, quello del perdono, no? Sì. Il perdono del prima. Cioè, non che sta il mediatore, il giornalista non ha fatto in tempo il prete entrare dentro nella mediazione, capito? Perché doveva entrare nella mediazione del perdono. Il perdono è stato talmente veloce e impetuoso, capito? E semplice, umile, capisci tu? Che non si entra nella mediazione tipo colonia penale dentro Caffichiano, che Iuri tratta e robe, ora si presenta porta a porta, ora si presenta
in 3-4 sentare sul poltrone, capito, perché bisogna, come si dice, perdono, non è una roba semplice. Sì, no, quello che significa, cioè, che tu fai una cosa e se non hai la loro approvazione, la loro certificazione, non vale niente. Esatto. Guarda, ti dico solo una cosa, proprio per capire quali sono le dinamiche, no? Io negli anni 70 sono stato una sinistra extraparlamentare, no? E ho avuto dei problemi con la giustizia. E fra le altre cose mi sono scontrato anche con i pistoleros delle Brigate Rosse, no? Cioè, ho avuto... Bene, molti di loro faranno carriera politica. E invece chi si è scontrato, cioè chi non voleva che sparassero, probabilmente non farà assolutamente niente, esatto, capisci? Esatto, cioè, perché queste dinamiche sono dinamiche all'interno del cattolicesimo, no? Esatto, quando invece una persona è se stessa, capisci? Esatto, e ti dice, esatto, allora viene segato, capito? Esatto. È la stessa cosa del perdono. Qua siamo in sintonia, perché sì, veramente è così, eh. Sì, sì, sì. Vedi tutti quei, certo, adesso veramente intellettuali, capito? Quei più, diciamo, quei più cattivi, no? Cioè, meno cattivi, no, qui chi era, cioè quelli che avevano una posizione radicale cristiana, no? Che era, faranno carriera politica. Quelli invece che verranno segati, proprio, esatto, perché. Esatto, sì, sì, sì. Esatto. Ma ho già visto fin da allora, insomma, cioè, il magistrato cattolico, esatto, si legava molto ai pistolero, esatto, senso, cioè, aveva questa simpatia, no? Questo feeling che si agganciava. C'è tante robe da dire, tante robe da dire. Va bene. Attento, dimmi. Questa Repubblica qua oggi, che se do pagina 22 e 23, lo sbarco dei calvinisti nella Città del Santo. E nella bianca Padova fiorisce l'industria del sesso gay, dal nostro inviato Alberto Statera. Vabbè. Queste due pagine, qua parla appunto di tutto, insomma, dei banchieri, praticamente sarebbe chi ha annesso la banca Anton Veneta, gli olandesi, sì, ABN Ambro, sì. E dopo qua niente, sul Corriere, che c'è un articoletto, mostra sui miracoli sotto accusa, è antisemita, perché gli fa vedere, no, un miracolo che gli amici di Israele a Orvieto, perché è una strega ebrea che se friggere un'ostia. Ah, sì, ma era un classico questo. Sì, sì, quello di ebrei che friggono le ostie, mangiano i bambini, è un classico, sì. Scusa, dai Ivano, sì. Beato Lorenzino a Malostica, dove lo metti? Lorenzino, Simonini. Lorenzino, Simonini, ce n'erano 6 o 7, mi dice. Simonino da 30. Sì, esatto. Addirittura Simonino, un prete che veniva a indagare sulla morte di sto bambino, e arrivava da Genova, ha detto è stato ammazzato dal vicino di casa, ed è stato trovato anche l'assassino. Bene, credo che fosse stato linciato sto prete dalla popolazione. Sì, 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 perché. Ho l'articolo di sto Simonino da 30. Sì. Prima l'ha fatto santo, subito dopo l'ha tirato via. Sì, sì, ma gli ha tirato via tutti questi santi. 5.000 hanno contato le ferite, 5.700 e via. Sì, sì. Poi c'è un altro a Porto Buffolè. Beh, sì, esatto. Esatto. Sì, sì, ma mia figlia ha fatto una tesi su tutta roba, no? Sì. E in effetti hanno vicende, cioè, devo avere anche degli scritti originali, cioè fotocopie di scritti originali sulla faccenda. Sì, io sono un libro della storia del mio paese, del paesetto, appunto, dove c'è stato la cosa, vicino a casa mia c'è appunto il sito dove c'è stato trovato sì. Beh, anche se quella cappelletta l'hanno coperta perché consideravano... Sì. Troppo antisemita il disegno sopra, l'hanno messo sopra un cielo così, tanto per coprire. Sì, hanno messo sopra il cielo, sì. Con le uccellini, va bene. Comunque ho un libro comunque che parla della storia, e che appunto hanno visto questo corpo tutto nero, perché sì, era, sì, mezzo sepolto dalle foglie. Uno a 500 metri distante ha visto questi due o tre persone, insomma. Sì, sì, no, vabbè, ma i frati, dopo il centro di frati, e poi naturalmente i frati. Ricordiamo che la civiltà cattolica, il giornale appunto dei gesuiti, intervenne documentando l'omicidio rituale ebraico, cioè lo sostiene, insomma. E tutto è successo, quei tre bambini in 5 anni, sì, sì, infatti. Era il periodo proprio della caccia, appunto. Sì, sì. Beh, non ci dimentichiamo la Madonna Pellegrina degli anni 50, che appariva la Madonna da tutte le parti in Italia. Sì, 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 sì.
Va buono, dai, va no. Ok, tu sì. No. Ciao, bello. Ciao, ciao. Ecco, Claudio, se vuoi rubi il... Ah. Pronto? Claudio, Francesco, sono Lori. Ciao, senti, io ho un'informazione circa un libro che ha dato Francesco parecchio tempo fa. Dimmi. E non mi ricordo bene il titolo, era La follia che ci viene dalle ninfe. La follia. Dica Roberto Calasso, Adelphi Editore. Ecco, no, aspetta un attimo. Sì, sì, Francesco. Sì. Ripeto Roberto, la follia delle ninfe. No, ripeti il titolo bene. La follia che ci viene dalle ninfe. Che ci viene. Di Roberto Galasso. Galasso. Adelphi. Sto scrivendo. Sì, sì, sì. Galasso. Sì. No, Calasso con la C. Come Como. Come Calasso. 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 Editore Adelphi. Adelphi. Senti. Sì. Aspetta che sto scrivendo. E tu hai letto, no? Perché io i libri che ho trovato molto poco sulle ninfe. E mi interessava per un discorso. Beh, un classico è quello di Porfirio, L'antro delle ninfe. E Ninfa e labirinto l'avete letto per caso? Ninfa e labirinto delle ninfe? No, Ninfa e labirinto di Susanna Natti o Matti, edizioni Moretti Vitali. No. Avete letto? No. Ninfa e labirinto. Ci prendiamo nota. No. Senti una cosa, ma questo qua, La follia che ci viene dalle ninfe, è fruibile? Cioè, chi ha un... Sì, sì, è molto semplice. Cioè, è molto semplice. Se posso darti, solo che non si trova più in giro, comunque è una edizione ridotta, c'è un altro libro che ti potrei dare. No, ma è fuori. No, questo lo trovi facilmente, questo, in qualsiasi... Esatto, lo trovi in qualsiasi posto. Mary Lau ha fatto due libri, uno che si chiama Le sirene, da Omero ai pompieri. No, ma a me interessava questo, Francesco. Comunque lo trovi in qualsiasi libreria. Cioè, di quanti anni avrà? Un anno? Un paio d'anni. Sì, è recente. Comunque la Delphi trovi tutto, è abbastanza... Comunque c'è questo nuovo che è uscito, Ninfa e il labirinto, e mi interessava sapere se lo aveva trovato. Comunque, la Moretti Vitali... No, non se era la Moretti Vitali, lo comprerei ad occhi chiusi, cioè... Ah, sì? Sì, ecco. È proprio la casa editrice che mi ispira, proprio. Sì, sì, guarda, cioè, se un libro dice la Moretti Vitali, non sta neanche lì, se cambia la recensione, te lo compro lo stesso, cioè. Nel senso che hanno un'ottima produzione. Anche io quando ho sentito che era della Moretti e Vitali ho detto Loris, devo mettere giù per adesso. Sì, mi spiace. Ciao, grazie. Ciao, auguri a casa. Ciao. Grazie. Ciao. Niente, dobbiamo chiudere la trasmissione, mi spiace. Ricordo domani sera. Allora, domani sera, Villa Tora di Saonara, ore 21, Auditorium Scuola Media, via Don Milani. C'è la conferenza con Federico Moro sulla voce della Dea e la cosa dei segreti, perciò chi vuole intervenire, l'ingresso è libero e poi c'è il dibattito. Questa sera alle ore 19 continuerò la trasmissione sulla selezione della percezione dei fenomeni percepiti. Ciao a tutti, ciao. Vado subito con la pubblicità, neanche la musica mi tocca. Ciao.